deve dire. Ecco. No, sì. Ecco. Ciao Emilio. Ciao Pino. Ciao. Ciao. Deve dire. Deve dire. Ecco. Sì. Buonasera. Ciao Emilio. Ciao Gianmaria, ciao. Ciao Gianmaria. Buongiorno, ciao. Buonasera. Ciao Emilio. Ciao Gianmaria, ciao. Dado non lo vediamo. Buongiorno, ciao. Ma siamo già in diretta. È strano. No, no, no. Dado non lo vediamo. Che mi metto di qua? Io risento le frasi che sono state dette. Come? Ecco il professor Novelli. Io ho dovuto farlo col telefonino perché col PC ho qualche problema, non so perché, ma non mi dice che non lo riconosce. Adesso sto giocando ancora, ma al limite lo faccio così. Ho mandato un messaggio alla regia. Ma noi stiamo on show? Io vi vedo. Noi siamo in diretta? Sì, sì, diretta. Ah, ok. Mi dispiace, ma comunque il problema rimane, cioè non riesco a connettere. Sì, no, adesso riscrivo alla regia, gli ho detto quello che tu mi hai scritto prima, che praticamente StreamYard probabilmente ha problemi. No, con Safari, non apre Safari perché non lo riconosce, mi dice di andare su un altro web, ma non ci riesco con questo link così lungo. Capito? Tipo Google, sì, sì, sì. Non lo so perché. Ditemi voi. In diretta, ma noi stiamo parlando in diretta. Bene, ma intanto non stiamo vincendo niente di male. No, assolutamente. Non vedo il professor Boncinelli, però vedo il resto. E vedo forse tutti. Anche lui ha qualche problema. Però lui stamattina mi sa che ha fatto le prove. Beato lui, non ci riesco, ragazzi. Non riesco. Okay. Ah, ecco il presidente della festa. Okay. Sì. Buonasera. Ciao Maurizio. Aspetta che chiamo uno dei miei tecnici, vediamo se mi dà una mano. Di festa di scienza e filosofia inizia con una tavola rotonda con la quale si vuole ricordare la figura del professor Paolo Sassone Corsi, che è stato anche scomparso di recente, che è stato anche uno dei relatori di una delle precedenti edizioni di festa di scienza e filosofia, e verranno approfondite le ricerche da lui svolte come biologo e genetista e direttore del centro di epigenetica e metabolismo dell'Università della Irvine in California. Lo faremo con delle persone autorevoli del mondo scientifico, cioè il professor Edoardo Boncinelli, tutti lo conosciamo, è un fisico, genetista, saggista, una delle figure di spicco di Festa di Scienza e Filosofia, che partecipa a tutte le nostre edizioni, è componente del comitato scientifico ed è stato uno dei promotori di questo nostro appuntamento annuale. Poi abbiamo il professor Andrea Ballabio, che è direttore dell'Istituto Teleton Genetica e Medicina di Pozzuoli, il professor Gianmaria Fimia, direttore del Dipartimento di Biologia Molecolare La Sapienza dell'Università La Sapienza di Roma, il professor Giuseppe Novelli, che è un genetista e rettore dell'Università Tor Vergata di Roma, e infine il professor Giuseppe Servillo, docente di patologia generale all'Università di Perugia. Il professor Servillo coordinerà anche il confronto con gli altri colleghi e quindi a lui do tranquillamente la parola. La ringrazio. Allora, io a dir la verità non vedo gli altri ospiti, vedo soltanto il professor Fimia, ma non vedo il professor Boncinelli, che doveva in qualche maniera. Ecco il professor Novelli, e stiamo aspettando, mi ha scritto anche il professor Ballabio che ha dei piccoli problemi di ingresso. E non riesco ancora. So se riesce a farlo entrare. Allora, io volevo puntualizzare alcune cose importanti che riguardano chiaramente la figura di Paolo Sassone Corsi, che di quelle persone che praticamente partecipano oggi a questa tavola rotonda in onore di Paolo, non in memoria, in onore, perché è stato un onore conoscerlo. E noi, per tutto quello che ci ha dato a tutti quanti noi lo consideriamo
ancora vivo nei nostri cuori, sicuramente. Una cosa importante che noi volevamo definire è che non a caso oggi sono esattamente 9 mesi che purtroppo Paolo ci ha lasciato. Quindi 9 mesi senza praticamente vedere la figura di Paolo, che in qualche maniera tutti quanti noi frequentavamo spesso. Addirittura il professor Novelli ha avuto contatto il giorno, addirittura il giorno prima, purtroppo, della sua partita. Però, allora, questi 9 mesi che sono passati, noi ci siamo proposti di inaugurare, visto che lui faceva parte, appunto, di Festa Scienze e Filosofia, e spesso, difatti, purtroppo, a maggio dello scorso anno, ha rilasciato un'ultima lunga intervista, un seminario sulla... quello che lo caratterizzava, che era praticamente l'epigenetica e il metabolismo, e quindi praticamente questa parte, diciamo, noi adesso volevamo ricordarlo, e volevo far entrare il professor Edoardo Buoncinelli, se c'è possibile, perché lui doveva definisce il ruolo di Paolo, visto che l'ha conosciuto quando era molto giovane, da studente, e quindi pensavamo di fare un percorso che partisse appunto da quando era estremamente giovane, quando poi ha lasciato Napoli per andare a dirigersi al laboratorio di Pierre Chambon, dove praticamente io poi l'ho raggiunto dopo alcuni anni, che era rientrato dal suo postdoc in California, e poi è subentrato Gianmaria Fimia, e poi praticamente ha avuto contatti diretti e lunghi e prolungati sia col professor Giuseppe Novelli, sia praticamente con il professor Ballabio del TIGEM. Se c'è possibile introdurre il professor Buoncinelli, se no io comincerei a delineare la figura di Paolo come quello che noi pensiamo effettivamente di Paolo Sassone Corsi, la vediamo come una figura, un visionario, uno che vedeva lontanissimo, vedeva, era anche, delle volte sembrava un pioniere nelle sue ricerche, però era quello che guardava sempre avanti. Guardate, quando ha iniziato a parlare lui dei ritmi circadiani, correlandoli praticamente a quello che poteva essere la visione sia del metabolismo, sia del cancro, sia di altre patologie, veniva visto come un folle, perché naturalmente nessuno riusciva ancora a collegare, parliamo degli anni 90, ok? Si era scoperto certo che cos'erano i cicli circadiani, ma collegarli già a patologie, bene, lui è stato uno dei primi a fare questo tipo di ragionamento, a imporre il ritmo circadiano, e oggi sappiamo che il 20-25% dei nostri geni sono regolati in maniera circadiana. E poi praticamente bisogna riconoscergli altre grosse qualità. Era un napoletano vero, napoletano non solo di nascita, che uno dice è nato a Napoli. No, Paolo era napoletano nello spirito, nella capacità di affrontare, di risolvere quello che oggi si chiama problem solving, che invece praticamente lui già da bravo riusciva a risolvere numerosissimi problemi. Ora, se è possibile, il professor Buoncinelli, se no io comincerei a fare un... se ci danno praticamente l'ok... dalla regia non abbiamo, eccomi. Eccolo. Eccomi. Ah, ok, ecco il professor Buoncinelli, benissimo. In persona. Eccoci. Ok, professore, allora stavamo un attimo delineando la figura di Paolo, e dato che sinceramente lei ha mandato un post quando Paolo purtroppo è morto, ha detto che se la scienza in Italia non ha detto assolutamente nulla, perché Paolo è morto, Paolo Sassone Corsi era morto, nessuno ha detto niente, vuol dire che la scienza in Italia era morta. Quindi volevo chiedere a lei che cosa effettivamente pensava di Paolo, perché l'ha conosciuto come studente, e qual era il ruolo che secondo lei poteva aver avuto Paolo nella scienza in generale, non solo in Italia, naturalmente.
Ma io ho conosciuto Paolo Sansone Corsi molti anni fa, perché ho avuto la ventura di avere lui come studente, non mio, ma di un altro laboratorio nello stesso istituto. Poi ha fatto una carriera strepitosa, della quale immagino parleremo, è andato prima in Germania e poi in California, e pare particolarmente sorprendente che di lui si sia sempre parlato così poco, e quando è morto la scienza ufficiale, diciamo l'ambiente italiano, non ha reagito, se non tramite il fatto che uno degli attori del dramma era suo fratello, cioè Emilio Sansone Corsi. Mi sembra una cosa veramente grossa, perché con tutto il fatto che vediamo soprattutto ora in tempi di pandemia, si parla sempre di scienziati, gli scienziati italiani, poi dopo i veri scienziati, ma questo già lo sapevo, non è una novità, i veri scienziati non sanno nemmeno chi sono. Ecco, Paolo è un esempio di vero scienziato di cui penso che l'italiano medio non abbia la più pallida cognizione. E questo mi sembra vergognoso. Ecco, ok, adesso, ma per fortuna vediamo che adesso è entrato anche Andrea, e quindi, ecco, scusate. Sì, ciao. Allora io volevo, se era possibile, mostrare alcune diapositive che ritraggono un po' particolari, cioè che sono molto importanti per quanto riguarda l'azione che Paolo ha svolto praticamente nell'ambito della scienza, perché come diceva appunto il professor Bonginelli, non è possibile che sia mancata una persona così importante, e nessuno in Italia oggi, a distanza esattamente di 9 mesi, perché oggi ricorre 9 mesi purtroppo del suo decesso, nessuno ne abbia veramente parlato. Questa è una cosa assurda. Infatti parlavamo anche non in diretta prima, sia con Andrea Ballabio sia col professor Novelli, del fatto di poter istituire qualcosa che ricordi Paolo, perché in definitiva bisogna che la gente conosca quello che lui ha fatto. È stato autore di oltre 400 lavori, ma ha segnato la via, come dicevo prima, è stato un visionario su alcuni aspetti, non solo dei cicli circadiani, ma sulla trascrizione, ma su tanti aspetti, per cui praticamente bisognerebbe effettivamente pensare di istituire qualcosa che possa avere a che fare appunto con la figura di Paolo. Ora, essendo chiaramente una tavola rotonda, inviterei anche gli altri, se possono intervenire in maniera tale da poter capire che cosa pensano di Paolo. Quindi, non so, Gianmaria è stato con me postdoc, ma ha seguito, oppure ecco Andrea o il professor Novè, insomma Giuseppe. Insomma. Prima Gianmaria, facciamo tutto anche cronologicamente. Vai. Cronologicamente, ok. Gianmaria, vai. Gianmaria? Non ha sentito, forse è staccato? No, sta okay, cercando. Sì, io volevo condividere delle diapositive. Non... Sì, mi senti? Sì, fai su share. Ti sentiamo, Gianmaria. Ok, non so se sono in ritardo rispetto. Devo fare share screening o video file? Penso che... aspetta... screen, metti in lo screen. Ok. Vedete? Riuscite a vedere la presentazione? Sì, perfetto. Perfetto. Ok, allora... Ovviamente per me è un grande piacere, un grande onore poter contribuire a raccontare il lavoro di Paolo Sansone Corsi, e quello che vorrei portare è la mia esperienza personale, e quindi tutto quello che ha rappresentato l'esperienza lavorativa
svolta con lui e cercare di trasmettergli quello che ha rappresentato per la mia carriera, poter appunto avere questo tipo di esperienza. Perché? Perché durante questa esperienza ho acquisito un bagaglio di importante che porta ancora con me e che mi ha permesso di continuare poi la mia carriera in maniera fondamentale. Se devo pensare a una frase, un aggettivo per descrivere la personalità di Paolo, credo che pensare oltre gli schemi, come già stava accennando Pino, è sicuramente una caratteristica importante. Lui ha sempre avuto una enorme, almeno come l'ho conosciuto io, una enorme curiosità verso i processi biologici più complessi e cercando sempre di indagare appunto i meccanismi molecolari alla base di questi processi. E, quindi vorrei raccontarvi brevemente da un punto di vista, diciamo, cronologico come è stata la mia esperienza. Io nel 1996 termino il mio dottorato di ricerca presso il Policlinico Umberto I di Roma, sotto il tutoraggio del professor Amati, che sembra, diciamo, un crudele scherzo del destino, è scomparso lo stesso anno, anche lui ci ha lasciato nel 2020, e alla fine del dottorato chiedo consiglio al professor Amati dove svolgere il mio postdoc, e lui mi consiglia: perché non vai da Paolo Sassone Corsi? E quindi, dopo averlo incontrato, ho deciso di affrontare questa esperienza, e è stato un vero e proprio salto nel futuro, non solo da un punto di vista architettonico, come potete vedere in queste immagini, ma anche da un punto di vista di carriera. È stato veramente un proiettarsi verso diciamo, quello che era al momento l'avanguardia in questi campi. Qual è stato, diciamo, poi l'evento che mi ha affascinato particolarmente quando dovevo prendere questa scelta? Un articolo che lui ha pubblicato sulla rivista Embo Journal per un premio che aveva vinto un paio di anni prima, come appunto Gold Embo Medal di questa organizzazione internazionale, in cui, quando ho iniziato a leggere questo articolo, lui parlava di scienza e di calcio, e questa cosa mi ha assolutamente intrigato in maniera incredibile, pensando di poter mettere queste due cose sullo stesso piano, e quindi ho detto: questa è una persona con cui sicuramente vorrei lavorare. Arrivato a Strasburgo, appunto, lui mi guarda e mi dice: ok, tu lavorerai sulla spermatogenesi. All'inizio ovviamente ero estremamente perplesso, vista la complessità e la lontananza dell'argomento rispetto a quello che avevo fatto fino adesso, però da questo è stata la prima lezione, cioè quello di studiare gli aspetti più complessi della biologia umana. E quando ho provato a sottolineare che questo tipo di progettualità mi sembrava molto difficile, questa è stata la faccia che ha fatto, dicendo: ma qui dobbiamo porci degli obiettivi importanti, e quindi questo è l'argomento su cui vorrei che tu lavorassi. All'epoca nel laboratorio si lavorava principalmente su questo fattore trascrizionale che si chiama CREM, che è stato poi anche il motivo per cui Paolo è passato allo studio del ritmo circadiano, ma all'epoca l'interesse principale era focalizzato sulla spermatogenesi, perché modelli animali mutanti per CREM non terminano il processo di differenziamento che porta alla formazione degli spermatozoi. E all'inizio potete immaginare la perplessità, la disorientamento, ma poi la seconda cosa che ho imparato in questo laboratorio era quanto il lavoro di team fosse fondamentale, e quanto gli altri ricercatori già presenti nel suo laboratorio mi hanno aiutato a crescere, a imparare le tecniche necessarie. In questo caso in particolare vorrei ricordare Nick Fuchs, che è stato il suo senior postdoc per tanto tempo e che ha avuto una pazienza incredibile a trasmetterci, non solo a me, ma a tutte le persone giovani del laboratorio, il know-how per poter affrontare questo tipo di esperienza. E
A questo punto, diciamo brevemente, qual era la domanda biologica che dovevamo affrontare? Dovevamo comprendere perché questo fattore trascrizionale, quindi questa proteina che regola l'espressione genica espressa in tutte le cellule del nostro corpo, fosse in grado a livello degli spermatozoi di poter regolare in maniera specifica l'espressione genica necessaria per produrre una cellula così particolare che è lo spermatozoo. E quindi domandarsi che differenza c'era tra quando lavorava in tutte le cellule del nostro corpo, e in particolare questo fattore è importante la risposta a diversi stimoli ormonali, e quando invece era espresso in maniera specifica nelle cellule germinali. E la cosa che, seconda cosa importante che ho imparato durante questa esperienza, è che per avere delle risposte su domande così importanti bisogna acquisire metodiche d'avanguardia, metodiche innovative. E all'epoca, quindi, in pochi mesi, se non in poche settimane, mettemmo su un nuovo, all'epoca, un nuovo approccio che si chiama screening del doppio ibrido in lievito, che ci permise di caratterizzare un nuovo interattore, quindi una nuova partner del fattore trascrizionale CREM, che serviva per funzionare in maniera selettiva, far funzionare in maniera selettiva questo fattore trascrizionale negli spermatozoi. E questo è proprio soltanto due immagini per farvi vedere come la risposta alla domanda che vi avevo sottolineato prima era appunto il fatto che il fattore trascrizionale CREM potesse interagire con una proteina che è espressa in maniera esclusiva nelle cellule germinali. Per questo motivo in queste cellule è in grado di regolare il differenziamento degli spermatozoi. L'altro aspetto affascinante di Paolo era la sua capacità incredibile di valorizzare i risultati ottenuti. Lui faceva chi ha avuto la fortuna di assistere ai suoi seminari erano sempre dei veri e propri spettacoli, erano cose in cui uno rimaneva totalmente affascinato, e anche ovviamente teneva tantissimo al fatto che quello che lui veniva prodotto nel suo laboratorio venisse pubblicato nelle migliori riviste. Ovviamente è stata un'enorme soddisfazione quando abbiamo potuto pubblicare questo lavoro su Nature, che vi ricordo è la rivista su cui la biologia molecolare è iniziata con la pubblicazione della struttura del DNA. E non solo il lavoro principale, ma questa esperienza per me è stata molto importante, perché in questi anni è stato possibile produrre un grande numero di lavori, quindi è stato possibile valorizzare tutto il lavoro svolto, quindi era una vera e propria miniera di esperimenti, di risultati, di scoperte, che ha portato appunto in meno di 4 anni alla pubblicazione di 15 pubblicazioni in questo tipo di settore, che sono stati ovviamente fondamentali per il resto della mia carriera. L'ultima diapositiva la dedico al fatto che non solo sono stati anni molto intensi e molto importanti, ma tutto quello che ho imparato poi è stato fondamentale per il seguito della mia esperienza. E infatti quello che sono riuscito, per fortuna, a fare è reinvestire il know-how acquisito una volta tornato in Italia, prima allo Spallanzani e poi alla Sapienza. Ho potuto appunto applicare lo stesso tipo di principio per studiare nuovi processi, che sono quelli che continuo a studiare in questo periodo. E quindi, per concludere, la mia testimonianza è ovviamente qualcosa di inspiegabile, insopportabile, l'idea che persone come Paolo scompaiano prima del dovuto. Dall'altra parte, però, penso che il suo contributo continui a essere vivo e presente nel campo scientifico, proprio grazie a tutte le persone che ha formato e ha permesso di crescere nel suo laboratorio, e quindi credo che questa sia la cosa più importante che lui ci lascia e che vorrei appunto trasmettere a voi. Ok, grazie Gianmaria per la tua presentazione. Quindi proprio in collegamento a quello che hai detto tu adesso, volevo appunto far vedere come in qualche maniera
anche per quanto riguarda appunto l'esperienza che ci riguarda in qualche maniera, è molto importante aver avuto contatto con Paolo. Ora, io la cosa che mi ha sorpreso tantissimo e che praticamente secondo me è stata una delle capacità grosse che ho avuto Paolo è quella di coinvolgere nelle sue ricerche delle persone che, come me, io venivo da un'esperienza, dalla laurea in medicina, poi ho fatto un dottorato di ricerca, ma effettivamente nel posto dove stavo più a Perugia non avevo avuto grossissimi lavori. Quindi non avevo una grossa capacità di aver avuto dei lavori importanti, per cui quando io mi sono approcciato nel 1993 a Paolo, quindi tantissimi anni fa, pensavo di essere, avevo provato ad andare anche in altri laboratori, pensavo praticamente di non essere preso. Invece lui, ci siamo prima scritti, poi ci siamo sentiti telefonicamente, e a questo punto praticamente Paolo ha pensato bene, secondo me, per quanto mi riguarda, di coinvolgermi con il suo gruppo, e abbiamo iniziato ad avere praticamente un rapporto stretto, strettissimo, che è andato poi, a dir la verità, è andato anche oltre diciamo il rapporto esclusivamente scientifico, come penso con altre persone che sono qui dentro, che abbiamo proprio condiviso, perché per lui era una persona che, oltre ad essere un grande scienziato, era anche una persona estremamente umile, una persona affabile, che praticamente trasmetteva questa sua empatia in maniera abbastanza importante. Ora io faccio vedere alcune diapositive, non so se le vedete. Ancora no. Ecco, questo è lo stesso, perché prima praticamente avevo avuto lo stesso problema. Adesso? No, nemmeno. Adesso forse qualcosa, ecco, sì, qualcosa arriva. Ok. Allora, come d'altronde, diciamo, come postdoc, anche come era Gianmaria, in qualche maniera io ho avuto un'esperienza simile, vi ripeto, non ho, Paolo mi ha praticamente preso senza avere praticamente pochissimi lavori, abbiamo discusso un paio di volte, noi ci interessavamo di fegato, quindi volevo capire in che maniera, dato che aveva scoperto CREM da poco, capire proprio come potesse giocare un ruolo importante CREM nei meccanismi proliferativi. Abbiamo fatto tantissime cose, ma vorrei partire dall'ultima cosa che abbiamo fatto. Cioè, quando praticamente il perché poi abbiamo pensato, tutti quanti noi, di poter approcciare Paolo per quanto riguarda il discorso di festa, scienza e filosofia. Perché in pieno Covid Paolo è stato in grado praticamente di poter fare una conferenza, è stato intervistato da me, ma abbiamo fatto una call veramente, secondo me, molto carina. Volevo far sentire, se è possibile, solo ed esclusivamente alcune frasi che sono state dette nell'ambito, diciamo, di questa brevissima intervista. La voce non si sente però, Pino. La voce non c'è? Io non la sento. Non so se Andrea o... No, non la sento nemmeno io. Mi dispiace, Pino, non si sente la voce. Ok, allora devo interrompere. C'è un problema forse di link. Non capisco perché non va la voce. Perché era una cosa, vabbè, interessante, a parte il discorso... che poi alla fine praticamente vi è il professor Mingarelli. Si è interrotta la cosa? Sì, adesso sei solo tu. Vai. Non capisco perché non va. Non si ha problemi. Scusate, proviamo un attimo. Adesso si sente?
però non parte il video, Pino. Mm. Sì, no, io non vedo niente. Ma ecco, qualcosa sta partendo. Dai il via. Ecco. Sì. Volevo dire, la prima cosa, ti ringrazio Pino per la conclusione molto gentile. Il periodo che è passato nel mio laboratorio rimane storico e leggendario, l'amicizia si è poi aggiunta al piacere di lavorare insieme a te e a stessa. Voglio anche ringraziare Luigi Mingarelli per questa serie di conferenze, per il continuo interesse e attenzione negli ultimi 10 anni al mondo della scienza e della cultura. Chiedo Luigi Mingarelli, e poi sono disponibile a venire a Foligno l'anno prossimo. I commenti e le domande numerose dimostrano e contengono il grande apprezzamento del pubblico per questa conferenza. Il contenuto, diciamo, più frequente dei commenti è la chiarezza e l'interesse, la chiarezza del professor Sassone Corsi. Ok, quindi niente, da questo praticamente si vede che Paolo aveva detto ed era disposto praticamente a venire a Foligno quest'anno a fare la conferenza, e lui era molto prono nella diffusione, come diceva prima Gianmaria. Ma la cosa, come vi stavo dicendo, che mi ha molto veramente affascinato è il fatto che lui da giovane era stato preso da Pierre Chambon senza avere grosse pubblicazioni. Anche qui Pierre Chambon era una persona eccezionale, vedeva lungo. Non era necessario che Paolo partisse da Napoli con un grosso bagaglio. Lui l'ha preso per la sua brillantezza, indipendentemente dai lavori che ci aveva. Ok? E quindi la stessa cosa mi sono trovato io poi, quando sono arrivato, come ha fatto vedere anche Gianmaria, nel 95, perché nel 93 ci siamo messi d'accordo, poi nel 94 ci ho avuto un gravissimo lutto e non sono potuto partire, e poi abbiamo cominciato a frequentarci e siamo arrivati perché dal 1995, quando ho conosciuto effettivamente Paolo. E anche qui, come vi stavo dicendo, come è stato per Pierre Chambon con lui? Lui è uguale, mi ha preso senza avere grossi lavori. Questo mi ha modificato anche il modo di quando adesso nel mio laboratorio vengo di postdoc, dove io non chiedo, per esempio, anche a fare le tesi, le medie che loro hanno agli esami, ma ci parlo, e soltanto cominciando a parlare con loro, che poi io definisco se possono essere capaci o se possono essere proni per fare questo tipo di lavoro. Quindi, in questa foto che è stata scattata da me quando praticamente Paolo ha ricevuto un premio a Strasburgo, molto importante, ho proprio voluto raffigurare tutti e due, Paolo e Chambon, che è praticamente molto, Paolo molto giovane, che praticamente era andato a ritirare questo premio e che Chambon era molto molto orgoglioso di lui, tale che dopo, ecco, si sono ritrovati tantissimi anni Paolo e Emiliana con Pierre Chambon, dopo tantissimi anni sono ritornati a Strasburgo e Chambon ancora lì a ricevere i suoi postdoc preferiti. Come Gianmaria, pure noi, Paolo, guardate, usavano il fegato come negativo, come praticamente campione negativo di Cremma. Quindi è partita una scommessa, perché anche noi abbiamo cominciato a lavorare con loro proprio per quanto riguarda il ruolo che poteva avere Cremma nell'ambito della liver regeneration, quindi nella proliferazione, non soltanto durante la differenziazione, come ha detto Gianmaria, ma nella proliferazione. E sono stati degli anni fantastici, perché effettivamente questi 2-3 anni che noi abbiamo passato presso il suo laboratorio, siamo riusciti a fare tantissimi lavori. Ma non solo questo, è stato proprio l'aspetto, proprio con Gianmaria volevamo dire, ok, abbiamo matchato, cioè siamo stati insieme per un breve periodo di tempo, ma molto intenso per quanto si riguarda. Vedevamo che una cosa che ci era piaciuta molto, per esempio di Paolo, che ci aveva detto, ma voi puntate a una cosa di quantità o di qualità?
cioè nel senso vi metto come, volete fare tanti lavori, volete... faceva, noi abbiamo detto no, noi vogliamo praticamente che la, che il nostro contributo nella proliferazione, nella Liver Regeneration vada avanti, ed è così che è stato, e questo ci ha permesso praticamente di avere insomma una nostra area nell'ambito della proliferazione legata all'MP ciclo molto importante, con varie pubblicazioni, e con Paolo che poi insomma è stato riconosciuto anche per quanto riguarda questo aspetto su delle pubblicazioni importanti che ha fatto nell'ambito della proliferazione. Un'altra cosa che volevo sottolineare è della vita di Paolo, non è soltanto la affabilità che lui ha nelle vacanze oppure nella scienza, ma soprattutto per quanto riguarda la sua incredibile curiosità, come prima definiva Gianmaria, ma nell'ambito anche dell'astronomia, dove con il fratello Emilio effettivamente ha definito già da giovane hanno vinto un premio importante della Philips proprio per il fatto della costruzione di un telescopio. E poi lui era affascinato dalle stelle. Quando uscivi con lui la sera molto tardi, anche se discutevamo di lavoro, ma fino a tardissima sera uscivamo, lui con grossa tranquillità ci indicava, se il cielo era ben stellato, ci indicava tutte quante le stelle che uno poteva chiedere, lui era in grado praticamente di definirle. Chiaramente poi abbiamo passato un periodo insieme, perché dal 2014 al 2015 siamo comunque riusciti ad andare in California, lui ci teneva tantissimo che andavamo a visitare la California, anche perché avevamo stabilito ormai un rapporto molto stretto, e siamo stati lì, abbiamo anche fatto un buon lavoro che poi è uscito sul Journal of Biological Chemistry, così come delle volte che prendevamo in giro la moglie quando praticamente stavamo insieme, che lui... quando veniva in Italia spessissimo veniva a trovarci a Perugia, e praticamente Emiliana che restava negli Stati Uniti, oppure ecco quest'altra attività che è stata veramente incredibile, interessante, il fatto praticamente di scrivere un libro insieme a Henry De Luca, anche qui spiegare a una persona eccezionale come Henry De Luca come si muovevano le stelle, che cos'erano i ritmi circadiani, e questo libro è stato veramente, ha avuto un grande successo proprio legato a questa capacità di Paolo di essere un multitask, non essere solo uno scienziato, ma avere la capacità di misurarsi anche in campo biologico, in campo astronomico, nella letteratura e tante altre cose che noi riuscivamo a fare con lui. Perché appunto nel 2006, è andato poi praticamente a Irvine, e anche lì abbiamo discusso a lungo prima che lui partiva, e ci chiedevamo ma perché devi andare a Irvine, non sa bene Strasburgo bene, una cosa che a lui mancava particolarmente, perché ogni volta che poi veniva in Italia noi facevamo era quella di andare al mare, e Strasburgo chiaramente non c'era il mare, uno dei motivi per cui anche noi avevamo lasciato Strasburgo è che pioveva 300 giorni l'anno, e che quindi una volta che ho trovato mio figlio che stava a giocare col ghiaccio con una pozzangherina ho detto no, ce ne dobbiamo andare. È una cosa che quindi importante il mare, un'altra cosa è il blu, che è il colore preferito di Paolo. Voi non so se avete visto le varie foto che io ho scorso, quella a casa sua, il divano blu, vestiva prevalentemente di blu, ha una moglie con gli occhi blu, e quindi praticamente è una situazione, questo colore che lo affascinava tantissimo, che riguardava il mare. Era una persona molto, diciamo tra virgolette, eccezionalmente anche sportiva, per cui praticamente andavamo a giocare spesso anche a pallone insieme quando stavo negli Stati Uniti, così quando stavamo insieme in California. Però ripeto, l'affetto che lui aveva per il mare era una cosa eccezionale, e io difatti l'ultima diapositiva la voglio dedicare a lui, perché me lo voglio ricordare così durante la vacanza che abbiamo fatto, e anche recentemente quando ho visto una delle ultime cose che mi ha scritto, che praticamente indicava il fatto del mare e del cibo e del buon vino bianco che spesso avevamo a che fare. Quindi io mi taccio qui, perché già ho avuto difficoltà nella preparazione di questa presentazione, e passerei la palla ad altri, a Andrea, che poi lo conosce bene anche personalmente, e al professor Novelli. Mi inserisco un attimo io, se posso. Come no, certo che può. Io ero più vecchio di lui, però abbiamo fatto un po' di amicizia
quando era studente, e dopo un certo tempo ci siamo detti che tutte e due, Paolo a Napoli, io a Firenze, in gioventù avevamo fatto parte dell'associazione degli astrofili, cioè dei dilettanti che guardano il cielo. La cosa me lo rese ovviamente più vicino e più simpatico, ma nello stesso tempo dimostra come la curiosità, la dedizione e l'impegno possono andare in tante dimensioni diverse. Tutti e due, in un certo senso, siamo stati astronomi delle cellule. Ok. Okay. Allora, Andrea, se vuoi dire qualcosa? C'è il microfono chiuso, scusa Andrea. Sì, molto volentieri dico qualcosa su Paolo, ci mancherebbe. Io devo dire che mi sono sempre sentito molto, molto vicino a Paolo, prima ancora di conoscerlo. Ovviamente entrambi napoletani, pressoché coetanei, circa 6 mesi più di me lui, entrambi biologi molecolari, entrambi poi, scoperto dopo, tifosissimi del Napoli, e vi racconterò un paio di aneddoti su questo. Ho scoperto anche entrambi che nutrivano un sentimento simile sulla Juventus, questa è anche questa un'altra cosa che ho scoperto, diciamo. Io l'ho conosciuto moltissimi anni fa, sono stato invitato a fare un seminario nell'istituto di Chambon a Strasburgo da un genetista medico che si chiama Jean-Louis Mandel, che molti di voi conosceranno, e poi è diventato, ha preso il posto di Chambon qualche anno dopo. E appunto io sapevo che lui era lì, poi mi avevano detto c'era questo laboratorio fatto da italiani, diciamo. Questa è un'altra cosa, il fatto di avere un laboratorio con molti italiani all'estero, pure è una cosa su cui mi sono sentito molto vicino poi dopo. E quindi sono andato a presentarmi, a salutarlo. E questo è stato un primo contatto. Poi per molti, molti anni non ci siamo mai sentiti, mai visti. La scintilla è scoccata molto più recentemente, ed è scoccata per motivi puramente scientifici. Come avete chiaramente detto voi, Paolo si interessava al ritmo circadiano, in particolare è uno studioso del metabolismo del nostro organismo e del metabolismo delle nostre cellule e di come il ritmo circadiano, quindi le varie fasi della nostra vita giornaliera, possano influenzare i processi metabolici e come queste cose possono cambiare a seconda dell'orario della giornata e così via. A un certo punto anch'io ho cominciato a interessarmi di questo, però da un altro aspetto, sempre sul metabolismo sia dell'organismo che quello del cellulare, ma come invece questo metabolismo viene influenzato dai nutrienti, e quindi dalla nutrizione, dall'assumere alimenti, e ovviamente le due cose sono molto correlate l'una con l'altra, anche perché durante le diverse ore della giornata una persona, un animale, mangia o non mangia, e quindi le due cose è chiaro che sono collegate, e quindi non è solo per esempio la luce che guida il nostro metabolismo durante la giornata, ma è anche l'assunzione di nutrienti, e quindi insieme poi abbiamo sviluppato un progetto per comprendere bene come ci fosse questo collegamento che controlla il nostro metabolismo, una cosa estremamente interessante che ha portato poi, adesso vi farò vedere solo una cosa su questo, ha dei risultati molto interessanti. Devo dire che mi ha sempre colpito moltissimo la personalità di Paolo, veramente mi ha colpito sempre, perché Paolo era una persona di enorme cultura generale, questa è una cosa che gli ho sempre invidiato, diciamo.
Quindi con lui si poteva parlare di qualsiasi cosa, dall'astronomia alla storia, si poteva parlare di materie umanistiche, di filosofia, vedi poi il rapporto anche con Henry De Luca, e poi si poteva parlare di scienza, e poi si poteva parlare, come avete sentito, di calcio. Questa personalità aveva poi un ingrediente che era la sua dinamicità. Lui non era un cosiddetto topo di biblioteca, un topo di laboratorio, una persona che pensava solo a quello e basta. Era una persona piena di vita, persona sportiva, persona simpatica. Mi faceva un sacco di risate con Paolo. E, ci scrivevamo praticamente sicuramente almeno una volta alla settimana, perché una volta alla settimana gioca il Napoli fondamentalmente, quindi dopo ogni partita partivano tutta una serie di commenti sul Napoli e sulla Juventus ovviamente, con vignette, video e battute di vario genere, e poi mi sentivo spessissimo per questo progetto che avevamo in comune, lo stimavo veramente tantissimo, gli invidiavo alcuni aspetti come quello appunto della cultura generale, e lo consideravo proprio un vero e proprio amico. Ci tengo a sottolineare che Paolo era nell'advisory board del nostro istituto da moltissimi anni ed è stato senza alcun dubbio uno di quelli che ha contribuito di più a forgiare, soprattutto negli ultimi anni, le strategie scientifiche dell'istituto, dandomi una serie di consigli molto molto preziosi, per cui tutto è come adesso, e lo si deve sicuramente anche a Paolo. Quindi è stata una grossa perdita per me come amico e come collega, come persona con cui io collaboravo e con cui mi trovavo benissimo, ma è stata anche una grossa perdita per il nostro istituto, perché appunto era una persona che ha contribuito molto. Anche io vorrei far vedere giusto alcune fotografie recenti di Paolo, perché una volta gli ho fatto qualche anno fa gli ho fatto una richiesta a Balzana, perché gli ho chiesto se avesse avuto la voglia di fare una presentazione su di me ad un premio che doveva essere conferito. E questa insomma è una cosa che io avrei potuto chiedere veramente solo una persona aperta e semplice come lui, grandissimo scienziato, venire dalla California per fare una presentazione su di me ad un premio. Ma lui non ci ha messo nemmeno due secondi di rispondermi, ha detto: Andrea, volentierissimo, fammi sapere quando è. Infatti queste foto molto belle, devo dire, di Paolo sono proprio in occasione di quell'evento, sono le uniche che ho tra l'altro. Farvele vedere. Allora, sto cercando di capire come si fa. Allora, vediamo. Se fai su share, Andrea, se fai sotto sì. Share. L'ho avviato, forse ci vuole un attimino di tempo. Sì, se no chiediamo pure a Leonardo della regia se... Vedete? Io sì. Sono... Sì. Vedete la foto di Paolo? Vai. Questa è una foto che a me piace molto di Paolo, perché proprio è piena di espressività e si vede che secondo me traspare che è una persona profonda, intelligente, non banale, ma è anche una persona empatica e che permette molto. Yes. Ecco.
Sempre allo stesso evento, questa è un'altra foto a cui sono molto legato, perché ovviamente c'è anche Emiliana, perché qui stiamo parlando di Paolo, ma io credo che molto della personalità di Paolo e di quello che ha fatto Paolo lo si debba anche ad Emiliana, e mi fermo qui perché non voglio andare oltre. È un'altra foto sempre di questo evento in cui c'era anche il presidente Montezemolo e la famiglia Leonetti, che era quella del premio. E poi qui invece ho la copertina di un paper che è stato appunto la pubblicazione in cui abbiamo inserito appunto i dati di questa collaborazione tra il laboratorio di Paolo in California e il mio laboratorio in parte a Napoli, in parte a Houston, in cui appunto abbiamo collegato quelle che sono le regole e i meccanismi del cosiddetto ritmo circadiano a quelle invece del cosiddetto nutrient sensing, cioè di come la cellula sente il livello di nutrienti e reagisce modificando il metabolismo. E come vedete c'è questa bella copertina del nostro paper che abbiamo pubblicato su una rivista importante come Endocrine. È stato detto da Pino che il colore di Paolo è l'azzurro, e penso che questa sia una cosa bellissima. Azzurro è anche la blu, azzurro è anche la maglietta del Napoli. Se dobbiamo pensare ad un evento su Paolo, e io sono determinatissimo a organizzarlo insieme a voi, lo dobbiamo fare con lo sfondo blu. Sì, grazie. Anche perché, guarda Andrea, quello che parlavamo l'altro giorno per telefono con Giuseppe era proprio questo, cioè di innescare un meccanismo per cui Paolo, se anche oggi noi tu dici prendiamo dei premi che possono essere o delle varie persone, le varie personalità, poi uno è sempre curioso di capire a chi collegare questo premio. Quindi secondo me il fatto di fare un premio a nome di Paolo in Italia vuol dire che se vince uno scienziato che poi ha la curiosità di chi era Paolo Sassone Corsi, di chi è Paolo Sassone Corsi, beh, insomma, secondo me a quel punto può veramente arrivare a capire tutto quello che Paolo ha fatto per la scienza. Guarda, c'è una cosa che non so se no, forse è nota soltanto a Emiliana, a me e a Cesa, che quando Paolo gli ho chiesto in una delle prime volte, insomma, diciamo una quindicina di anni fa, poi ho detto ma non riuscivamo a trovare sorte su alcune cose che non andavano, non funzionavano bene nel laboratorio, mi ha detto ma guarda Pino, io ti dico la verità, io ho fatto questo lavoro perché pensavo che questo lavoro era la mia vita, però se a un certo punto io capisco o capivo che non era questa la mia vita, ho detto una frase che mi ha lasciato sconvolto, mi ha detto avrei fatto il giornalista, perché lui aveva lo zio che era Antonio Ghirelli, che era un giornalista sportivo, e quindi dato che praticamente lui rapportava la sua vita al fatto, come diceva prima Andrea, del calcio, che era una cosa importante, e quindi praticamente Antonio Ghirelli per lui probabilmente, e mi ha detto questa frase, io ho detto ma come, che lasci? Ho detto, cioè insomma lui aveva una quarantina d'anni, io quando l'ho conosciuto aveva 36-37 anni, quindi non è che era appena tornato, ma ha fatto già lavori molto importanti, era rientrato da Inter Verma, quindi lui mi ha detto questa cosa molto che mi ha lasciato scuola, dice ma come uno come te vuole diventare giornalista se non ce la fa a uscire su certi giornali, e allora noi che dobbiamo fare? Insomma, ecco, era una cosa che, e poi lui mi diceva di non lasciare mai, never give up, ma perché adesso io volevo prima far vedere i comandamenti che mi ha consegnato Nick Fawkes quando sono arrivato in laboratorio, ma poi ho lasciato perdere, una cosa abbastanza, cioè come tu arrivavi in laboratorio ti dava the Cram Commandments, quindi tutto quello che dovevi fare in laboratorio per rapportare a Cram, i 10 punti importanti. E l'ultimo punto che diceva this is not a simple turtle, this is a complex cake, lui mi diceva sempre guarda, ha detto, bisogna essere anche fortunati, perché io per esempio sono stato sulle spalle di due giganti, qual era appunto Pierre Chambon, ok, e poi Inter Verma, ha detto certamente purtroppo, ha detto non quelli a Napoli, però
insomma, in qualche maniera poi lui ha avuto questa capacità di muoversi e di essere praticamente nel posto giusto proprio per la sua capacità di riconoscere le cose, l'intuito enorme che ci aveva. Quindi questa è una cosa molto bella, perciò che lo dobbiamo ricordare. Non solo con questo, perché aveva promesso che sarebbe venuto a questa festa di scienza e filosofia, ma lo dobbiamo ricordare perché il futuro, le persone devono sapere in Italia, perché come diceva Boncinelli, quando il professor Boncinelli ha mandato quel post su Facebook dicendo che la scienza in Italia è morta perché Paolo Sassone Corsi non è stato ricordato quando è morto, ma figuriamoci dopo, noi quello dobbiamo fare. Essendo degli scienziati, noi ci dobbiamo assumere la responsabilità di far conoscere la personalità di Paolo, e deve essere un impegno da parte nostra di farlo. E qui mi taccio perché non vado avanti. Giuseppe, posso intervenire? Come no? A proposito di avere dei capi a Napoli, non tutti sanno che l'inizio della carriera di Paolo non è stato dei migliori, perché lui venne a fare lo studente in un laboratorio del mio istituto che era tutto forte. Sì. E io stati zitto, perché ovviamente ognuno avere le sue esperienze. Lui però non fece tante scene, ma se ne accorse. E quindi è riuscito a crescere, nonostante che il terreno di cultura era scadente. E questo va bene per tutti, perché se è vero che andare in un laboratorio buono per partire è importante, è anche vero che si può avere qualche incerto del mestiere, basta che uno si raddrizzi e che poi prosegua bene. Questo volevo dire, grazie. No, è esattamente così, esattamente così. Ma difatti, ma poi anche questa, la scelta, guarda, sembra una cosa casuale, ma Emiliana lo sa bene, il fatto che Paolo è andato poi a Strasburgo è perché, andando a prendere Emiliana in un laboratorio che stava lei di neuroscienze, lì a Napoli, ha conosciuto una persona, un belga, che ha detto: guarda, sta rientrando Pierre Chambon dagli Stati Uniti, che aveva lavorato a Stanford, ok, con Kornberg, e praticamente gli ha detto: guarda, sta cercando dei giovani che abbiano voglia. E questo è stato uno dei motivi per cui Paolo è andato a Strasburgo, proprio perché ha detto che stava rientrando, poi chiaramente era Pierre Chambon, quindi insomma persona eccezionale, però appunto come dicevi, sì, è vero, però bisogna avere anche la capacità di riconoscere e andare, partire nel caso, oppure dare delle persone giuste, perché sennò poi uno si perde, come ha fatto Gianmaria, quella frase tra calcio e scienza, insomma, è stata quella colpita, è andata al posto giusto, nel momento giusto, in cui praticamente in quel momento il laboratorio stava andando veramente, veramente molto bene. Ecco, io me lo ricordo quando lui è arrivato, insomma, che c'aveva molti più capelli di adesso, ma molti. E quindi lo stavo cercando disperatamente, utilizzando tutti i mezzi possibili e immaginabili di convinzione, di farlo ritornare a Napoli. Esattamente. Magari in maniera lenta, in maniera progressiva, ma le ho provate di tutte e la risposta era sempre incoraggiante, però ovviamente da qui a fare il passo lo sapevo che ce ne voleva e che ce ne voleva, ma ho utilizzato tutti i mezzi possibili e immaginabili. Però lui, è, come tu pensavi, per Napoli sarebbe rientrato sicuramente, perché era... su altri laboratori ha avuto anche contatti, lo dico, insomma, qui in Italia abbastanza buoni. Le mie motivazioni non erano solo il mare e mandolini, sì, no, sulla qualità ci mancherebbe, no, lui, guarda, quando parlavamo del TG, ne parlava sempre in maniera entusiastica, come posto dove avere praticamente della ottima scienza a che fare. Ok, allora Giuseppe, vai, accendi il microfono. Davvero, di condividere con questi amici, con tutti gli amici presenti e anche con Emilio Sassone Corsi, che vedo adesso collegato, un abbraccio affettuoso, caro Emilio, e io veramente invidio alcuni dei colleghi come Gianmaria e lo stesso Pino,
che avete avuto l'opportunità proprio di lavorare direttamente e di pubblicare con Paolo. E i miei contatti con Paolo si rifanno all'inizio in Francia. Io, come ha citato anche Andrea prima, lavoravo quando il mio periodo di formazione francese con Jean-Louis Mandel, io stavo a Parigi, lui a Strasburgo, ma lavoravamo insieme sul gene della distrofia miotubulare. Andrea sa benissimo a cosa mi riferisco. E quegli anni quindi c'era questo contatto con questo italiano che stava a Strasburgo, quindi fugace, quando andavo da Mandel spesso lo incontravo, ci parlavamo, e poi ci siamo persi per una serie di vicissitudini di lavoro diversi, e ci siamo ritrovati nell'ultimo periodo, parlo del 2010-2011, quando io, tra l'altro, appena eletto rettore della mia università, al primo inaugurazione di anno accademico, mi ricordai di Paolo, lo chiamai, dico: Paolo, io faccio la prima inaugurazione ufficiale, vorrei che la facessi tu, la prolusione all'anno accademico. Lui venne a Roma, fece la prolusione, lasciò tutti perplessi. Iniziò con una frase bellissima. Dice: come tutti sapete, mangiare una pizza a mezzogiorno non è la stessa cosa che mangiarla alle 10 di sera. Questa frase lasciò tutti perplessi, ma era il modo con cui lui ha introdotto l'epigenetica, il vestito che indossano i geni, spesso usava ripetere. E quindi, naturalmente, con frasi, appunto, potrei dire di divulgazione, come è stato detto, questa sua vocazione giornalistica, a spiegare la scienza con parole semplici, si è fatto capire da un pubblico eterogeneo di un anniversario di anno accademico, in cui avete appunto giuristi, filosofi, matematici, eccetera, e non era facile parlare di epigenetica in un pubblico così eterogeneo. Invece lui ci riuscì con una grande maestria, devo dire. E poi continuammo a sentirci per una serie di cose, ed ecco qui io lo stimolo che fece a Pino e che ribadisco anche a voi tutti, anche ad Andrea, ad Emilio. Lui mi contattò più volte per cercare di fare una cosa nuova, appunto un premio di grande livello scientifico, utilizzando la Fondazione Henri De Luca e con altre fondazioni scientifiche italiane, per istituire finalmente un premio di scienza di altissimo profilo. Cominciamo a discutere, voi sapete le difficoltà amministrative, gli accordi che ci sono tra nelle università, nelle amministrazioni pubbliche, a firmare protocolli d'intesa in questo paese, lo sappiamo benissimo. La cosa non andò a buon fine da questo punto di vista, ma l'idea mi piacerebbe davvero realizzarla in suo nome, con un premio che lo ricordi in maniera specifica, e da questo momento do tutta la mia disponibilità e il supporto che posso dare all'istituzione di una cosa del genere. Ma la cosa che più davvero mi lasciò perplesso è quello che ha detto all'inizio Pino. Il giorno prima che Paolo ci ha lasciato, io ho avuto il grande onore di intervistarlo. Penso sia l'ultima intervista, Emilio lo sa, che lui ha rilasciato, pubblica, registrata, la sera prima. Ovviamente per lui era mattino presto, si era appena alzato in California, per noi era sera, e io ho passato con lui 45-50 minuti di intervista a parlare di epigenetica e Covid, su invito della Fondazione Lorenzini di Milano, che mi chiese di intervistarlo e di rilasciare questa intervista. Non so se la regia può lasciare un pezzettino, perché veramente penso che sia l'ultimo atto di memoria pubblica, perché purtroppo la mattina dopo io lo lasciai la sera per me, ho detto ci sentiamo domani sera, quindi al mattino io arrivo in istituto, mi chiamò Emilio, credo, e alle 8:30 la mattina dice: non sai cosa è successo stanotte? Che è successo? Paolo è morto. Come è morto? Ci ho parlato ieri sera. E quindi poi tutta la scena, questo per me è una cosa che insomma ti lascia un vuoto dentro, perché guardate, essere l'ultima persona con cui parla, anche se attraverso un web, è drammatico. Sapere che durante la notte vado a dormire e non c'è più il giorno dopo, mi ha lasciato un vuoto dentro che ancora oggi, devo dire, mi fa veramente male sentirne parlarne da questo punto di vista. Anche perché proprio in quei giorni avevamo definito, io avevo concluso il mio mandato di rettore e sentivo la voglia, la necessità, e lui mi offrì, avevo già trovato l'alloggio, di fare un sabbatico lungo di almeno un anno a Irvine. E potete immaginare il rammarico che ho
e l'invidia, tra virgolette, che ho sentito quando voi avete potuto lavorare, io mi manca questo, mi manca nella mia formazione la decisione che avevo già preso, che pochi sanno, di andare ad Irvine era all'inizio di quest'anno, per stare un periodo già approvato dalle università questo accordo. E questo per me è stato davvero una cosa che mi manca moltissimo. Quindi se Pino e la regia possono mandare Pino di questo... Lo mandiamo. E allora no, partiamo subito da questo, ma questo genoma è da solo o è vestito da qualche indumento, come dicevo prima? Beh, giustamente dai uno spunto importante sul fatto che il genoma è un qualcosa che noi ci portiamo appresso dalla nascita fino alla fine della nostra vita, non cambia mai in tutte le nostre cellule, eppure abbiamo delle cellule che sono ben diverse l'una dalle altre. Quindi vuol dire che in qualche maniera questo genoma riesce a adattarsi all'ambiente, a quello che è intorno, per funzionare in maniera diversa rispetto a quello che saranno le esperienze, che sono esperienze di vario tipo. Ho qualche piccola diapositiva, non voglio scocciare nessuno, però forse è più facile per tutti vederle un secondo. L'idea è la seguente, che in realtà il genoma parla, cioè l'ambiente parla alla nostra fisiologia, è quella che noi chiamiamo omeostasi, cioè quindi la possibilità normale di adattarsi all'ambiente grazie alle modificazioni del nostro metabolismo. E l'interfaccia tra l'ambiente, qua metto delle immagini che sono esercizio fisico, il ciclo giorno-notte, la nutrizione o anche le droghe di abuso, è in realtà l'epigenetica. Ora, cos'è l'epigenetica? La parola epi viene dal greco e significa, come tu dici giustamente, above genetics. Ora, senza che faccio complicare, però per esempio se vediamo questo esempio perfetto di due piccoli bimbi omozigoti, quindi sono perfettamente identici dal punto di vista genetico, dipendente dall'ambiente come queste persone vivranno, potranno essere atletiche o meno, mangeranno bene o male, saranno sottoposte per esempio dell'inquinamento atmosferico e così via, avranno poi alla fine delle vite completamente diverse e nonostante i loro geni siano perfettamente uguali, sono dei gemelli omozigoti, le due persone dopo 20, 30 anni, 40 anni sono completamente diverse. Ecco, grazie Pino davvero, è un ricordo che mi commuove davvero perché insomma penso che rimarrà nella storia, eccetera. E poi volevo dire che ha ragione Boncinelli quando dice che si rammarica che pochi l'hanno ricordato. Io sono rimasto sorpreso, Emilio lo sa, ho avuto la fortuna, credo il giorno dopo, di scrivere per la stampa un articolo che lo ha ricordato. E poi il silenzio totale, dappertutto, nelle università, nei congressi, nelle società scientifiche. Devo dire, questa è la cosa che più mi ha addolorato. Grazie. Per questo dobbiamo fare qualcosa, perciò che dobbiamo intervenire per ricordarlo. Perché scusami se ti interrompo, una cosa a cui ho pensato io, ma poi ho voluto aspettare di proposito, era quello di organizzare un meeting sul metabolismo cellulare, per esempio, un meeting scientifico. Ovviamente non è questo l'unico modo per ricordarlo, questo può essere uno dei tanti modi. Però ovviamente il fatto di farlo virtuale mi ha fatto un attimino aspettare, perché chiaramente una di queste un meeting così io veramente lo vorrei fare e lo farò anche insieme a voi ovviamente, ma però non virtuale, lo vorrei fare insomma in persona, sperando di poterlo fare a breve in persona, per esempio l'anno prossimo. Quindi oltre al sì. Perché non pensare anche a un meeting scientifico, insomma? Sì, no, guarda, il meeting, secondo me, tutti quanti siamo d'accordo di fare una cosa in suo onore, per l'amore di Dio, però io volevo proprio lasciare una traccia che anche dopo di noi, cioè, capito, cioè istituire, cercare un modo, sì, se noi siamo in grado di gestire una cosa che resta praticamente anche dopo di noi, okay? Certo. Un nome che, come ci sono varie borse che restano anche dopo il premio, come tu mi stavi dicendo, che lui praticamente che t'ha accompagnato, no? E così a Napoli e così altri,
perché penso che sia anche una cosa giusta. Io... Scusate che lui in occasione di questo premio scrisse un'ode, tutta... e combattute di spirito su miei difettucci, diciamo, ovviamente. Sì, sì, sì. Per dirvi la tipo di persona, per farsi sì, sì. Per capire un tipo di persona veramente. Certo, ma lui era così, guarda, io mi conservo ancora, c'era un nostro postdoc che conosce bene anche Gianmarie, che era un canadese, e Paolo doveva scrivere la lettera di questo canadese a una company che lui doveva andare, che era il primo nome su quell'articolo di Nature, e Paolo lo voleva mandare, quindi ha scritto una lettera bellissima, però nel frattempo aveva scritto anche la lettera vera, che io ho ancora, ed è praticamente una cosa bellissima, altro che difetti, insomma, che dice proprio, ma chi se lo vuole prendere a questo? C'è la lettera vera che vedete di questo, e tu, io sono pazzi, che si... c'è una cosa veramente bella. Io volevo aggiungere un'ultima cosa. Pino, posso intervenire? Come no? Paolo, nella parte importante della sua carriera, ha studiato i ritmi circadiani, avete detto, cioè i ritmi del corpo. In questo momento qualcuno ha detto che il tempo non c'è ed è infuriata una discussione sul fatto se il tempo c'è e parte integrante dell'universo oppure no, come dice qualcuno, è generato dal nostro cervello. Ecco, io a questa gente dico sempre, guardate che il tempo non sta solo nel nostro cervello, sta nelle nostre cellule, anche le cellule più sceme, diciamo così, perché sì. cellule sceme non ce ne sono, ma diciamo anche nelle cellule del fegato c'è una ritmicità. Quindi io penso che questo tipo di studio, che certamente tutti conoscono e ammirano, è particolarmente appropriato oggi, e forse potremmo anche pensare, tanto io a quel punto non ci sarò più, a un elemento catalizzante di questo ipotetico premio, di questo ipotetico meeting, che è il tempo, perché c'è un tempo biologico, c'è addirittura un tempo matematico, c'è un tempo cellulare e c'è un tempo della vita. Quindi io penso che lo studio del tempo, che è la misura, ma non solo la misura, possa essere un elemento unificante, catalizzante di un certo numero di belle, bellissime ricerche. Anche le partite di calcio hanno un primo tempo, un secondo tempo. Ma solo tu lo puoi dire queste cose. Tu sentite, e mio figlio. No, una cosa volevo dire, che ci sta anche Emiliana che ci sta seguendo, okay? La quale mi ha appena scritto che per lei è estremamente doloroso parlare in questo momento, però vi vuole ringraziare tutti per le bellissime e sincere testimonianze, vi abbraccia tutti, e io mi sento di abbracciare tantissimo Emiliana, che purtroppo per problemi sempre di Covid non è potuta rientrare in Italia ormai da tanto tempo, e neanche noi siamo potuti andare lì a Irvine per poterla abbracciare fisicamente. Ci sentiamo quasi quotidianamente, ma non è la stessa cosa praticamente di poterla tenere, insomma, ecco, vicino, ma comunque molto vicino a noi, mi ha scritto in questo istante, quindi vi ringrazio veramente tutti delle parole che sono state spese a proposito di Paolo. Però io ringrazio anche Emiliana, perché come diceva giustamente sia Andrea, sia Giuseppe, sia Gianmaria, comunque Emiliana ha giocato un ruolo fondamentale, non solo gli ha fatto poi conoscere Chambon, ok? Però guardate che effettivamente poi alla fine lei è una bravissima neuroscienziata, il che praticamente non viene, anche questo, guardate, non viene sottolineato. Io non devo stare a fare le lodi di Emiliana, il professor Bonginelli, che è neuroscienziato, conosce bene il suo valore. Immaginate che è stata una delle poche persone italiane a prendere la Legion d'Honneur francese per meriti scientifici, e quindi così come tanti altri premi. Quindi praticamente mi riservo solo ed esclusivamente di dirla e di ringraziarla, però
praticamente vi dico che effettivamente in qualche maniera anche conta molto la personalità dell'altro 50% di Paolo, che secondo me ha giocato un ruolo fondamentale. E qui mi taccio perché non vado più avanti. Io volevo solamente, sono Emilio, vi ringrazio. Ciao. Davvero. No. Ciao a tutti, vi ringrazio davvero moltissimo per questa bellissima, bellissimo ricordo di Paolo. Non riesco a dire molto altro. Va bene, d'accordo. Ok, allora, e un'ultima cosa, vi volevo ricordare però che un meeting, Andrea, parlato ieri con Emiliana, adesso mi sono ricordato, un meeting lo terranno sicuramente a Irvine, un meeting proprio a nome di Paolo, Emiliana praticamamente sta coinvolgendo tutta una serie di persone per fare questo meeting, scienziati molto importanti, ma non solo, ma sta anche cercando praticamente di dare una, non una borsa, ma una posizione, addirittura sta cercando persone che erano molto legate a Paolo, legate praticamente da, quindi dare, offrire una position a Irvine, e sono, insomma, l'università è d'accordo e stanno praticamente facendo un fundraising a proposito proprio di questo. È una cosa che noi potremmo pensare anche in Italia, di stilare praticamente, fare una lettera, qualcosa, firmarla tutti quanti noi, farla girare per fare anche fundraising, che potrebbe essere un'idea per continuare a mantenere vivo il ricordo di Paolo. D'accordo? Ok, allora, niente, se praticamente... non, grazie. Sì, no, io l'ultima cosa che volevo dire è che in definitiva vorrei terminare praticamente questa cosa dicendo che siamo tutti quanti presi, abbiamo visto anche emotivamente, tutti quanti abbiamo purtroppo avuto con Paolo questa esperienza positiva, e la perdita, come ha detto prima Gianmaria, è stata una cosa fuori dalla grazia di Dio. È stata una cosa che ci ha colpito nel profondo a tutti, ed è una cosa, guardate, che effettivamente con chiunque parlo, parlando con tutti quanti voi, anche personalmente, ho visto che c'è stato un grosso trasporto di questa personalità che, come diceva Gianmaria, nei seminari travolge le persone, le travolge, cioè sono attraversati da questa energia incredibile, ve lo posso assicurare. Una volta è venuto qui nel 96 a fare un seminario, noi avevamo previsto l'aula magna, vi posso assicurare, sono venuti, perché allora non è che la gente si muoveva tantissimo, non è che c'erano i trasporti, beh, sono venuti da Toscana, quindi sono venuti da Siena, da Firenze, da Roma, a sentire Paolo, e noi siamo rimasti scioccati perché in aula magna non c'era più posto e c'era tantissima gente in piedi, che noi era andato oltre il numero di scienziati della nostra facoltà allora di medicina. Quindi per dire che, ecco, che praticamente come lui ha trasportato questa gente, che poi sono impazziti, il numero di domande è stato incredibile, che poi hanno dovuto interrompere perché praticamente stavamo andando fuori, e lo stesso è successo, come ha detto prima Mingarelli, il professor Mingarelli prima l'ha detto questo, il numero di domande che ci sono state, e anche quando è venuto nel 2014 a fare il seminario in diretta a Foligno, il numero di domande che ci sono state quando lui ha finito la sua prolusione sono state incredibili, la curiosità e l'energia che spingeva sulle persone. E vi assicuro, anche personalmente vi dico, me lo trovavo a Perugia che mi chiamava, una volta è venuto per il compleanno di Sesa, incredibilmente non so dove stava, è venuto, ha preso una macchina e ce lo siamo trovati sotto casa un'altra volta. No, ma sì, ma per dire, una volta che io ho fatto il concorso da professore associato, lui si era messo d'accordo con Sesa, Sesa l'è andato a prendere a Cortona, e io mentre stavo aspettando di fare il concorso me lo sono trovato a fianco, ed era venuto, ho visto uno vestito di nero, mi ho alzato gli occhi, era lui, ho detto, ma che ti sei impazzito, perché stava al ciocco, e poi veniva dalla Germania, e ha detto no, devo passare perché devo essere certo del tuo concorso. Questo per dire che figura che era Paolo Sassone Corsi. Io non sono triste, perché ricordo i suoi occhi, aveva degli occhi luminosissimi, a parte, esatto, gli occhi incredibili di Emiliana, ma lui in altro verso aveva degli occhi che trasmettevano qualcosa, e questo qualcosa aveva senz'altro una venatura di entusiasmo, ma anche di intelligenza.
in fondo c'era sempre una venatura beffarda in quello che lui diceva e probabilmente pensava. Quindi, se è vero che a tutti dispiace perdere qualcuno, c'è anche un ricordo che uno deve tenere, che se è positivo è meglio. Esattamente, questo è vero. La situazione è bellissima, grazie. Ok, allora grazie. Io volevo mandare l'ultima foto di Paolo al mare, ma non mi è possibile perché non prende... Volevo lasciare la ripresa del prossimo, adesso praticamente... quindi praticamente volevo un attimo, ma non riesco. Se è possibile, Regia, posso mandare questa diapositiva? Non ho fatto share, ma non mi fa niente, non riesco più a mandarla. Vabbè, comunque, insomma. E quindi, ok, allora chiudiamo qui. Vi ringrazio a tutti quanti. E... grazie ancora di tutto. Grazie di tutto, grazie, però grazie a te, lasciandoci quindi con una promessa. Lasciandoci con la promessa che ci riaggiorniamo, ok? Non è che è finita la festa Scienze Finite Gabbato Lo Santo, nel senso che è finita questa, questa bellissima introduzione di Festa Scienze e Filosofia, per il mio ci dobbiamo, comunque con Andrea, Giuseppe, insomma, Gianmaria, con Emilio, tutti quanti, insomma ci dobbiamo rivedere assolutamente, e Andrea va benissimo che vuole fare il simposio, però ecco, pensiamo una maniera per poter ricordare Paolo nel tempo. C'ha ragione che il Covid ci blocca, ma appena finisce questa emergenza, secondo me sarà il caso di partire veramente per organizzare qualcosa di importante. D'accordo? Bene, grazie. Grazie a tutti quanti voi. Grazie. Arrivederci e grazie a tutti gli ascoltatori. Salve a tutti. Ciao Emiliana, ti abbracciamo. So che stai ascoltandoci. Ciao. Grazie a tutti, soprattutto a Dado. Assolutamente sì, ciao Dado, ciao Andrea, ciao Maria, ciao Pino. Ciao, ciao a tutti. Ciao.